funzionano questi controlli qui? Se faccio così, come si può ingrandire? View full screen? In alto a destra? Questo? No. Ah. Meglio? Ah no, è per loro. Cioè no. A noi questo ci... è per noi, credo. Questo è per noi, sì, hai ragione. Sì, è che comunque bisogna far così. Eccoci. Puoi controllare se va? Yes. Thanks. Vediamo. Qua dice 5G, effettivamente. Sì. Sì. 4.000 di vitello. Dici che posso... Come? No, stavo pensando a pompare un po' di bitrate in più, però non esageriamo, 4.000, si vedeva bene? L'audio? Ma non so. Se attaccassi il microfono... Sparella, la stabilizzazione, cioè se guardo... No, dovresti riequilibrarlo di nuovo, perché in teoria dovrebbe stabilizzare... Lo ci chiedo fa... E in teoria tu ogni volta che aggiungi peso dovresti ristabilizzarlo, perché così ti calibra anche il peso. Buon pomeriggio. Possiamo farlo, Ciao. Però... Lounge. Bella raga. Grazie mille, sì. Prova. Mi sentite meglio così? Sale e scende. Meglio o peggio? Preferite? Grazie. Meglio. Meglio. Allora dai. Ci avevo pensato io. Questa cosa qui. Ma l'hai riequilibrato? No. Passo. Adesso magari si sente meglio? Allora va bene. Cioè mi sembra a posto, è perfetto. Sì. Grazie mille. Eccoci qua, allora. Io stavo partendo. Spieghiamo che cosa stiamo facendo. Allora, siamo qui nel primo bar di 15 o 16, quanti ne avevo messi? 15. 15 o 16. E faremo il Baccaro Tour, quello che appunto si chiama Baccaro Tour, ovvero mangeremo in ogni... Ma che mezza? Mozzarella, tra l'altro? Sì, veramente. Va bene. Ah, ok. E quindi un cicchetto, che come vedete non sono tapas, in ogni... Falsa storia. In ogni posto. E che rimbeve anche. Sì. Iniziare con lo spritz è dura però, però insomma, ci provo. Veramente buono. Però la mozzarella è carrozza, la devi prendere dalla Gigia. Ok. E dov'è? Dopo. È la numero? È la mappa. Io sto mangiando una polpetta e una mozzarella. Salvati l'immagine, così non devo che perdiamo di volta. La numero 3. È vicina. C'ho le mani unte. Bello vestito che arriva io. E io. Mm.
switcho le acque. Abbiamo lavorato prima. Abbiamo fatto i nomadi digitali, abbiamo lavorato in giro ed è stato produttivo. Zero distrazioni, non era male. L'iPad è andato giù di batteria da morire. Te l'ho detto, ti porto un Echo Flow con le ruote. Ma sai che l'ho chiesto? Mi hanno detto sì e sono spariti. Anche a me Elisa se n'era Andrea, occupata. Esatto, Andrea mi ha detto ti interessa fare qualcosa con Echo Flow? Perché sì, sì. Dove vuoi Elisa? Non so se mi sta guardando. Non credo proprio. Io sono triste. Dov'è il tuo bianchetto? Allora, prenderò anch'io una ombra. Prossima. Devi guidare. Una? Un goto. Devi dirmi i nomi perché io non ho idea di cosa tu stia dicendo. Una ombra di vino è un bicchiere di vino. Ah, un ok. Bicchierino piccolo. Ok, un bicchierino. Saremo, ma in realtà non saremo neanche così distrutti perché non faremo così tanta strada. No, benissimo. Lo studio diverso Voices of the Treviso. Il marzianetto. Oh, se poi dopo questo tiene. Vedi che. E no, devi, dovresti riequilibrarlo. Perché non pesa tanto il microfono, però. Fa. No, ma in realtà è giusto, guarda. Sì, sì. Voi mi sentite bene perché io ho messo il microfono sotto la giacca. Benissimo, dicono. Non ci avevo pensato. Fortuna che l'ho portato, eh. Sì, non avevo... infatti io ero convinto tu volessi farlo così, invece... Aspetta, lo sposto un attimo. Ecco. A me va bene o me lo devo appendere più su? Sono contento che mi stiano meglio, mi fanno più giovane, mi dicono. Dovrei, che... dovrei prenderli anch'io, che sto di merda con quegli occhiali là. Perché sono fammeli molto provare. Spessi. Adesso, graduati, ecco appunto, vedo il futuro. Fai vedere? Sono uguali identici, solo un pelo più spessi. Ti stanno bene, uguali a quelli ti stanno. L'Ale dice che mi stanno di merda i Ray-Ban. Aspetta che me li tolgo prima di diventare cieco. Okay. Sono molto leggeri comunque. Sì. Anche il... Mi stavano bene? Bocciati. Veramente? A me sembravano. Io ero senza occhiali però, quindi non vedevo proprio tantissimo da dare un giudizio. Meglio i miei. Sono bocciatissimo addirittura. Ma cosa dice? Ah, amore, che mi stanno di merda i Ray-Ban, me l'hai sempre detto. Perché io. No. Allora, io di solito mettevo i Wayfarer. Sì, questi qua. Questi qua. No, questi mi sono, sono i New. No, questi sono i Way. Sì, Way, però sono sempre Way. Però sono più piccoli, qua. Esatto. Io quelli più grandi, da sole, diceva che mi stava nel merda. Meglio quella sottile, non è, ci sta, ci sta. Vedi. C'era il prezzo dentro la felpa. No, questa quasi... No, lo so, è la taglia, L4L18, non so. No, sarà un numero di identificativo, una targa. Un CEO Apple vestito così, ma tu non hai visto come va in giro Tim Cook vestito allora? Tim Cook è una persona qualsiasi in giro. Scusate. Porca miseria. E non ho finito. Gatto, madonna, santo. È giallognolo il muco. Gatto. Guarda che i miei Ray-Ban da sole sono i suoi, eh. Tu li sai, sì, sì, Wayfair è uguale. Forse questo si chiama New Wayfair, perché sono un po' più piccoli New Wayfair. La fortuna di chi non deve graduare le lenti, gatto, perché costa un ciuffolo graduare le lenti ogni volta. Sì? È abbastanza. Io gli ho dato 40 euro alle... Poi è vero che a me manca meno di te. Mia, a me manca... 40 euro, mi pare. No, io dico molto di più. Che già gli occhiali costano. È quello il problema, perché mentre graduate da sole sono venute 2,80.
A me servirebbero degli occhiali da sole graduati. E anche a me le cifre sono quelle, tipo 2,20. Tipo. Pensavo di prendere i tuoi da sole per l'estate. Sì. Perché mi servono. Sprizzare 6,30. L'aperitivo qui è a quest'ora. Terroni. In realtà siamo arrivati tardi. Loro sono aperti. In realtà non hanno mai chiuso qui. Mi pare. È un bar. Per... Però si parte alle 4. Il mio problema è che io gli sprizzi li bevo come se fosse Coca-Cola. Cioè non lo uso come aperitivo, lo uso come bibita. Va bene, tanto dobbiamo andare al prossimo. Sì, ma non va bene perché c'è lo spritz è un po' diluito. Eh sì. Sbaglio. Lo spritz è da colazione, vedi. Fortuna che hai già partorito. E fortuna lo spritz no. Prestino per lo spritz, vabbè. Sono arrivati. Quelli che poi dicono, io ceno alle 11. Sponsor Natura sì? Vabbè. Eccolo. Volendo. Se ci volete contattare, no, a me va bene. Roba buona. Sai che non c'è? Stanno picchiando qualcuno, secondo me. Guarda che c'è un bricco. Ho sempre paura quando... Prima siamo andati a lavorare in un parco, è stato bellissimo, però ho sempre paura di alzarmi con una foresta sulla schiena, capito? Di insetti. Sì, esagerato. Non è mica presto? No, infatti. Dipende da che parte d'Italia siete, amici belli. Sempre amici quello belli il problema. Ma se ho un bicchiere d'acqua, esatto. Dipende quando ceni, certo. Dipende anche da quando sei sveglio. Domani mi sveglio alle 6. Sottoscrivo. Anche il Terronio non è presto, semplicemente beviamo fino a tardi. Ok. Ok. Benissimo. Ok, questo qua si è caricato. Che mi posso anche azzardare a staccarlo. Ok, sì, sì, è carico. Perché si surriscalda, ho paura di questo. Fa caldo qui dentro? Sì. No, si sta bene però. Ah no, forse sì. Perché sto bevendo gelato. Sì. Metto qua. Che ne sono? Sì, siamo in tempo. Ci vuole. Vado a pagare. Paghi tu? Grazie. In realtà questo però è il nostro secondo. Ma mi sentiranno per sempre. Carta. Che luce. Grazie mille, ciao, grazie. Fuori, eccomi qua. Infatti tende un po' a fanculo. Riesci a di... Vediamo, risettarlo? Aspettate un attimo, ragazzi. Ok. Vediamo, Fai vomitare. Vabbè. A posto. Ah, un attimo ci ha messo. Non hai visto? Io sto seguendo te, ricordati questa cosa qui. Dovevo farlo nel bar, ho sbagliato. Allora. Tutto ok. Non ho visto la tua sub, perdonami, grazie mille, Jewel. Ho un po' di problemi, come potrai intuire. Ma dove va? Che colori belli che c'ho. Eh sì, è teal and orange, proprio blu e giallo. È anche... Sì, vede, ma è perché c'è luce finalmente. Bellissimo. Sì, sì. Ok, dall'altra parte. Aspettate che vi faccio anche un po' di panoramica. Questa è la prima... Adesso Karim vi può anche parlare da lì.
Cioè che in realtà non servirebbe neanche lo stabilizzatore, perché il telefono stabilizza alla sì, grande. Potresti usare le mani veramente, o guarda un piedino. Qua. Che figo. Ci sono colori molto meglio della realtà. È una palese bugia. Adesso capisci perché tutti i vlogger sono passati al cellulare, praticamente. Sì, sì, no, vabbè, ma anch'io, per sì, carità. Infatti. Ma comunque è anche super stabilizzato, stavo dicendo. Sì, infatti, molto, esatto. Cioè, non serve questo. E la cosa che... Questo lo uso proprio come treppiede, ma non servirebbe. E la cosa che mi ha detto Otto, mi ha detto non solo per la facilità, questo tipo sì. 2 anni fa quando gli ho chiesto, lui mi ha detto è perché è stabilizzato rispetto ad altri che... Andiamo a dare un'occhiata a quella gastronomia lì, perché è incredibile. Di là? No, sì, di là della strada. Vibra un po' l'immagine. Però quello è, credo sia problema della connessione. Qui dove ho comprato le Puente Osei l'altro giorno. Tutto incredibile qui. Che te volevo mostrare questa. Vai. Santo, e ma che cosa faccio? Ti compri un prosciutto. C'è un giro? C'è un giro così. Ecco qua. Però le olive sono di Cerignola, tra l'altro. Importate. Importate, sì. Ah, c'è anche l'iberico, effettivamente. Comunque l'inquadratura balla, ragazzi. Per via della connessione, purtroppo. Vabbè, a parte qualche scattino, come si vede? Bene? Ditemi voi. A me dice 4.000 fissi. Si vede bene. Ok. C'è il negozio Montblanc, vuoi comprare una penna? No, grazie. Eccolo, portafoglietto. Cioè, portafogli. No, Luna me ne ha regalato uno, però è un po' ingombrante come portafoglio, capito, per quello. Moralmente però, nel senso che uno che pesa. Dove stiamo andando? Siamo giusti? Sì, sì. Ok. Comunque, perché io ho fatto l'itinerario, ma non me li ricordo. Adesso dobbiamo a breve girare... A sinistra. No, dritto, no, a destra. Sì, a sinistra, bravo. Vende caramelle, che palle, è il mio debole quelli, sai? Ma fan cagare. Ma tu fai cagare, cioè, ma che devi... Ma scusami, ma uno non può essere felice perché sono le caramelle? No, capito, per l'amor di Dio, sì, però... Cioè, ho capito. Sono sempre dure le caramelle vendute lì. Porca troia. E i denti servono per quello, gatto. Se lì devi mangiarti le cose caramellate, le mandorle caramellate... Perché le mandorle caramellate? Sono voglio anche le schifezze sono fatte con l'interno delle ossa degli animali. Non credo che il caramello. Madonna, guarda che bella giornata che abbiamo beccato. Siamo molto partiti bella. Un pelo prima, e ci scusiamo, però era perché il sole andava giù. Aspetta un attimo che devo far vedere come non si tiene in mano una spada, perché altrimenti urli dal male, vedi? Sto soffrendo come ecco un cane. Qua. Prego. Di qua? Sì. Ho perso il 5% di batteria magicamente, non so cosa è successo. Hai perso? Il 5% di batteria. Beh, in streaming ci sta. Se volete posso allargare l'inquadratura comunque, ragazzi, posso mettere il fiscione. Però si perde quality. Come farla? Come farla? Qui dove comprare i coprifiscioni. Ok. Benissimo. Qui adesso c'è una fumetteria. Di giocattoli bellissimo. Cioè, bellissimo. Sono giocattoli proprio vintage qua, guarda. Sì, esatto. Guarda che belli.
No, ma io dico sì, i giocatori, mi dispiace che siano sempre meno perché nessuno gliene frega niente, però a me piacciono molto. Sì. Capisco. Quasi arrivati. E lì. Ah, ho capito qual è. Proprio là. Cos'è, il Tokai? Sì. Ok. E poi c'è la Gigia. Sì. Il Tokai, tra l'altro, è a tema poker. Come okay. Il gioco di stamattina. Ok. Madonna, Baltro. Porca miseria, che droga incredibile che è. Ma a dei livelli che mai mi sarei immaginato. Infatti uguale. Cioè, dei livelli incredibili. Noi mangiamo e poi andiamo, non ci sediamo, no? Dobbiamo, ci sediamo a mangiare, sì. Veramente, ma dobbiamo muoverci. Perché? E poi che mi vergogno con la telecamera. Ho capito, hai voluto tu fare la live. Cioè, sediamoci dentro. Dentro voi? Sì, sì. Ok. Salve. Dove ci mettiamo? Metto qui. Qui ci sono mille oggetti. Scusate, appoggio. Ecco qua. Salve. Ciao. Volevamo due cicchetti e due ombre. Grazie. E cosa la prendiamo come cicchetti? Aspetta un attimo che vediamo. Scusate ragazzi. Di vino? Sì. Così. Baccalà mantecato? No, erbolinato e mostarda per me. Per me è l'erborinato, grazie. È un baccalà. Baccalà è questo, la marmellata? Sì. Grazie. E vino? Rosso? Un rosso e un bianco. Un vino buono o... Ah. Nel senso, Cabernet Sauvignon, Bordeaux... Come... non me ne intendo, quindi... Fate voi, io un bianco però. Se c'è. Fatemi voi, perché... Quello lì che lui ha detto voglio questo. Sì? Parlavo del bicchiere. Sì, delle. Ah. Allora, di vino rosso abbiamo il Seneca. Sì. Guarano Zeni, abbiamo un Cabernet Sauvignon da aprire, un Valpolicella ripasso. No, ma viene il Merlot per me, sì. Allora. Va bene un Merlot, sì. Invece per te un bianco? Sì. Un bianco abbiamo l'Incrocio Manzoni, un Prosecco Fermo. Un Prosecco Fermo. Grazie mille. Ma tu lo vuoi proprio nel bicchierino quel piccolo? Sì, 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 nel bicchierino piccolo. Grazie. E non ci si vede entrambi così. No, ma fai tu, fai tu così, almeno non si vede il mancone. Però non preferisco il rosso, amore. E se prendi il pesce, in teoria? Non l'ho preso io. Ah, e allora va a posto. Allora a posto. No, infatti Giorgio è per quello. Comunque veramente Tokai incredibile. Molto bello, sì. Incredibilmente bellissimo. Sì. Scusami, stavo parlando del gioco di Baltro. Scusami, pensavo il... Ho sbagliato. Stavo parlando di Baltro. Grazie mille. Sentirete masticare. Tipo cicchetti di vino, no. Ma i due cicchetti? Boh. Anche Karim è stato contagiato dalla ludopatia, sì. Ma che bello che... Che bello che... Ma poi io ci vado a nozze con i roguelike. Scusate per chi soffre di misofonia. Si sente? Si sente che mastichiamo? Io? Sì.
Buono, vero? Li mostriamo i gecchietti quando arrivano, però non so perché non arrivano. Forse dobbiamo portarci dell'acqua. Ce l'ho. Torniamo? Si sente, mi piace un sacco. Addirittura. È matto, Fog. Questo qui comunque è una ombra, quindi un bicchierino piccolo da aperitivo. Sì, è piccolino, sì, normale. Secondo me le ha prese e le ha lasciate. Non mi sembra. Bellissimo locale comunque. Bellissimo. Qui fanno anche pranzo. Studiate a mano. Ecco qua. Baltro. Cento sub si compra l'uovo dietro, eh? Non so se sei in vendita. Ah, sono sempre in vendita, che sono. Sei a caso di chiederne? Credo di sì. Scusa, i due cicchetti. Ah, tranquilla. Grazie mille. Eccoli qui. Oh. Qui abbiamo baccalà mantecato per Karim. Questo è baccalà mantecato di Karim e questo invece è gorgonzola con senape, cioè non senape, è mostarda. Sì. Wow, buon appetito. A lei. Madonna. Buonissimo. Poi col pane caldo, buonissimo. Sì, va bene. Veramente buono. Il vino è buono, per quanto ne sappia io, sì. Oh no. La musica, il copyright. Esagerato, cantaci sopra. Mani fosse. La canzone sa solo quella. Oh. Beh. È già qualcosa, eh? Dai che non può essere ricaricato di tutto, che dobbiamo fare. Me l'ha mutata sta palla. Penso sempre a Cold. E tu non l'hai visto il video che mi ha fatto, la parodia, dopo te la faccio vedere. Di cosa? Perché l'ho preso per il culo, perché ho fatto la parodia di lui. Che parlava del gusto della nebbia. Sì. E questo locale a Milano è incredibile, dove su questi cinesi che sono scappati dalla Cina per aprire questo negozio. E allora lui di risposta mi ha fatto un video. Un video dove mi prendeva per il culo a me, cioè faceva la mia parola, però tipo che pecchino era, ragazzi, perché devo fare l'addormentata. Con l'ausilio dei figli. È incredibile perché c'è. C'era il figlio che faceva te, io dico, andiamo Karim, vabbè, sto gioco fa cacare. E la figlia invece che metteva i cartelli. Hanno fatto una roba incredibile, tutto in piano sequenza. Che sbatti, la Madonna, addirittura. Che sbatti, col. Mm.
Un altro, ma non me l'ha mandato perché c'era lui. Vabbè, se vergogniamo. Ma che te frega. Ci manca mo che. Sono sporcato? No, no. Me l'hanno detto, eh. Non è vero. Sporcato. Non è vero. Bugia. Ecco, infatti ti parlo attraverso, io ci vivo. Lui. Lui no. Benissimo. Gli piace la City. Carino. Treviso non è la City, tra l'altro. Beh, è una City. 27 fanno degustazione. Dove andiamo di bello stasera? A letto, mi sa. Credo a dormire, sì. Treviso capitale un pochino, sì. Inquadro te e vado a pagare. Scusate, mi stavo facendo i cazzi miei. Fai bene. Come state? Sì, grazie. Mannaggia, lo spritz mi sta già salendo. Che palle. Perché lo spritz mi ammazza. Anche se è zero alcolico praticamente. Sì, un po'. Aspetta, con la carta? I trucchi del mestiere non ha funzionato, non ha funzionato. Baciato dal sole come la. Non c'è, però. Grazie mille. A te, grazie. Baciato dal sole come la serie Rai di Guglielmo. Ricordiamola questa cosa. Chi è Guglielmo? Non hai finito. È vero. Non gioco che l'ha fatta più. Hai una pelle che riflette la luce. La mia pelle? Sì, guarda. No, è che è perché. È vero, però è lo stesso problema che hai anche tu in live. Con la webcam? Sì, non so perché. Cioè, sei riflettente. Perché sono bianco. Guarda la mano. Sì. No, anche, no, anche la mia, anche la mia. Ci sono gli, sono gli occhiali. Un vampiro. Però sono basso io, guarda. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Che vergogna fare le live in pubblico, gatto. Vero? L'idea è stata tua. No, ma io pensavo fosse un po' più. Che bella la. È terrificante, mamma mia, ma se vero, fa cagare. Gatto, ma tu fai cagare, ma perché? Allora, scusatemi. È una di quelle di pop moderno. La vendono qua comunque, se vuoi. È bellissimo il quadro di questa cosa qua, è bellissimo. A me piace il pop moderno. Mamma mia, se no. Comunque c'è un negozio che le vende. Mi è salito un po' lo spritz e io mi odio perché purtroppo lo spritz mi ammazza ogni volta. E allora facciamo così, mangiamo e basta adesso. Che peccato. Qua, allora, qua dentro è un bar incredibile che non è in lista perché non. So io dove stiamo andando. Ok, ok. Non so se vuoi aggiungere un pit stop dolce. Sì, perché no? Giusto per spezzare un po'. Però possiamo prendere il vino con una bocca di leone. E allora dai. Allora la Gigia è lì. Okay. E lì fanno le mozzarelle in carrozza. Mamma mia. Qui dovrei. Però adesso io spero che prenda qua dentro. E vediamo. Vai. Salve. Che mi giro. Aspetta che volevo vedere cosa prendo. Assolutamente. Va bene. Adoro. Ok. Grazie mille. È un dolcino, lo prenderei. Salve. Possiamo andare a sederci? Sì, certo. Grazie mille. Grazie mille. Perfetto. Grazie mille. Qui tra l'altro vendono i biscotti salati che sono incredibili. Perdo bitrate? Lo sapevo. Ciao. Ciao.
vediamo se riprendiamo un po' qua. Ha detto ciao Cassio? Non credo. Ah. Vediamo se riprende bitrate. Per ora ci risei, ok. Guardabile, perché purtroppo siamo in questo posto che è incredibile, ma... Cosa prendi tu? Perché non so... Una veneziana farcita. Cos'è? È tipo una zeppola. È grande? Guardabile, ok. Sei pomi. Pomodori? Pomi sono le mele. Brioche alle mele? Ma subito. Guarda che prendo quella. E la spremuta, così mi diluisce vabbè. Un po'. È molto carino questo locale, la musica è molto bella. Anche l'ambiente, guardate. Perché... Vieni più stretto. Odio gli sgabelli alti. Sono molto alti, tra l'altro questi. Che lo zaino deve stare lì per il bitrate. Ah sì, ci sta. Sì, la musica è anni 30. Bellissimo. Il locale no, in realtà, il locale è più moderno. A questo punto posso fare ancora un pelo. Come, scusami, perché è annoiato per arrivano una foto? Sempre dopo. Ma non è un problema, cioè... Sei lì apposta. Sono, ero letteralmente pagato, tra l'altro, per essere lì a farmi fare le foto con voi, quindi non... Di sicuro, allora, di base non rompete. In quel caso mi pagavano addirittura, quindi... Non fate più problemi quando ci sono i meet and greet, ragazzi. Sei ma anche apposta. Quando non ci sono, cioè... Se mi incontrate per strada una fiera, a meno che non sto correndo perché devo correre da qualche parte. Dicono di portarmi a nonno Andrea, in mezzo ai tulipani. Sarà fuori? Cos'è? No, ha fatto una faccia. Cos'è? È instagrammabile. Bellissimo! Ecco. Ti ho moscerini? Ho detto tutto, sì. Cioè, adesso è tutto lì. Cioè, non Andrea, è solo... Vabbè. Aesthetic. Poi vai lì e dici... Vabbè. Ma... Vorrei mangiare. A me queste cose qua fanno impazzire, comunque. Fare questi tour enogastronomici mi piace un botto. Non era afferrata la signora, infatti ho detto vorremmo una ombra, ma non era molto... Più che altro noi non eravamo afferrati, ho detto che rosso volete? Ho capito, però è il barista che dovrebbe... No, io di solito vado con un 5-2, stupisci. Sì, e lei ha detto no. Ha detto no, dovete scegliere voi, scusami. Scusa. E sta lì il problema. Io sono a Treviso perché, a parte che non segui le live perché l'ho detto, ma comunque sono venuto a lavorare, semplicemente Luna era impegnata per i fatti suoi, ho detto ne approfitto, scendo una settimana, sto fino a sabato. Da nonno Andrea c'è sempre tanto urlo dietro. Dal balcone? Scusami? Di urlo? No, sta salendo. Ah, sì. Non è vero. Ecco qua. Ciao, un ciao. Per me è una veneziana farcita? È una brioche alle mele, pommi, sì. Grazie, e una spremuta d'arancia, e basta, per me nient'altro. Ok. La veneziana farcita, sì. mascarpone pistacchio, mascarpone cioccolato, se no bicocca o fichi? Mascarpone classica. Sì, sì, grazie. E aggiungo anche un caffè normale. Liscio? Sì, grazie mille. Abbiamo bevuto due minuti. Non importa. Grazie mille, non importa. Per carità. Mi diluisce un po'. Te lo stavo ricordando. No, mi diluisce l'alcol. Non poi ti preoccupare. Mi scoppia il cuore, però non okay. Importa. Ti porto io. Con la live. Bull. Con la live.
Le ho raccontato l'altra volta che sono venuto qui. Siamo andati a prendere il caffè, te lo ricordi, quello con ghiaccio? Il bicchierone di caffè con ghiaccio in quel locale anime. Non è proprio anime, però è uno di quei locali molto giovani che faceva tipo il bubble tea, tutte quelle cose là. Ah, sì, ok. Ho preso il caffè con ghiaccio. E non sono entrato, voglio dire. Okay. Quello... Sì. E c'è anche lì, non sono entrato male. Sì. Ho preso il caffè con ghiaccio e me ne sono dimenticato. E a casa ho bevuto una Red Bull subito dopo e stavo per morire. Questa è la risposta. Io non sono mai entrato al bubble tea. È vero, è vero. Però ce n'è c'è un bubble tea qui che fa anche i takoyaki. E sono buoni. Li ho ordinati in ufficio. E stavo per morire, ero vibravo, cioè il mio corpo vibrava ed ero fermo sul divano e ho fatto avvicinare Luna vicino vicino, tipo il padrino, e le ho sussurrato all'orecchio: sto per morire. Queste sono le mie parole. Ho detto: sto per morire, perché ho sbagliato, mi sono dimenticato, perché quando bevi il caffè col ghiaccio non ti accorgi che è caffè quello lì praticamente. A me il bubble tea non piace. Stava scemendo. Era la puntata di Futurama, di Fry che rallenta il tempo. Sì. Beve 100 caffè. Scusa, ero in partenza, però adesso sei io, no? In realtà l'hai urlato, ma credevi di sussurrare. Immagino. Sto morendo. Che bello, vedi? Poi dopo questo sarà il mio sfondo. Spoiler. Che bello questo soffitto, adoro il legno. È molto bello, sì. Le travi a vista sono sempre belle. Anche la musica mi piace molto. Però preferisco quella del mio barbiere. Ci sono pochi posti. Sì, però non puoi ordinare una spremuta. No. Sono militari. Passare l'elicottero nell'ospedale. Comunque, 100.000 sub non succede niente, però volevo dirlo. Grazie, Matur. No, cretino. Beviamo Matur. Qualcosa? La spremuta. No, La veneziana mo' arriva. Ma le veneziane non sono quelle che si chiudono nelle anche finestre? Ok. Qui non le hanno, infatti le farciscono. Ok. Sto morendo di caldo. Però si sta bene, devo dire, cioè nel senso fuori fra freschino, ma dentro no. Prima tra l'altro mi stavo spostando lì, che c'è il vetro, mi sono cagato. Si è cagato, ok. Che poi arriva fino a là, ma non ci sono posti. Secondo me è proprio perché è vetro non. Dice. Non camminabile. O fa paura l'uomo della strada. Cosa dici? Chino dietro. No, è un signore. È Voices of the Void. Ah, ok. Credo. Io sbircio ogni tanto, ma non voglio non spoilerarti perché se niente, gatto. So. Anch'io sto saltando tutte le live di Lino, tutte. Ieri ti ho un po' sbirciato, ma che poi lo giocherò quando esce ormai. Parla di anni. Lo so, però mi sono rotto il cazzo di giocare in accesso anticipato. Perché però poi è uscita una versione nuova, la 07, ufficiale. Finché non esce. Sì, però finché non esce la 1. E io adesso solo Baltro. Ma tu è incredibile. Che poi la live di stamattina. Non è cane, non è lupo. Non è canre, non è lupro. Grazie mille. Grazie mille. Gentilissimo. Grazie mille. Grazie mille. Allora, questa è la brioche con i pomi e questa è la veneziana. Come vedete è una specie di, l'ho detto prima, una zeppola, però sì, un po' diversa. Sai che cos'è? Sono i minuti della Bauli. Infatti la Bauli poi dopo ha ripreso dalle veneziane per fare i suoi minuti. Molto bello. Ah, i minuti della Bauli sono incredibili. Scusa, i minuti li fanno solo all'autogrill? Non lo so. Perché il negozio della Bauli non so se c'è tipo a Torino, sai? Perché la Bauli è veronese, che è veneta. Vabbè, non importa. Si vanta della Bauli, mi se ne frega. Senti che assolo di piano.
questo è il modo migliore secondo me per godersi il cibo, è mangiare poco di, a mangiarlo. Di cose diverse. Mangiare è il modo migliore di godersi il cibo. Sì, sono d'accordo. Mangiare poco di tutto è la cosa migliore. Però sai che nessuno ha sbirciato la telecamera in maniera strana. Beh, oddio, i ragazzi, allora i due ragazzi davanti a noi, c'erano due ragazzi, sì, davanti a noi quando bevevamo, poi ha iniziato a schiacciare i brufoli. Bravissimo, a me, quindi stavo per dire quella cosa là. Quindi si infuri, cioè noi eravamo quelli strani perché davanti a due ragazzi abbiamo iniziato a parlare in streaming, ma poi il ragazzo ha iniziato a schiacciare i brufoli della ragazza davanti a noi ed era molto peggio che fare streaming secondo me. Quindi ho molto buono io la mela. Ho un debole per le mele e le arance, è un problema. Tu sai già una punta di zabaione col dito? No, grazie. Ma sono mascherini. Ti fanno anche... Ma dai, ma dentro il bicchiere. No, grazie. Ma ce li siamo portati dentro, siamo noi che siamo una merda. Ma perché? C'è un calato, sono io. Mi fanno anche la focaccia tradizionale veneta. Non volevo esagerare. E fanno anche il domo di Treviso, vedi? Un altro dolce. Anche tipo fetta di pane e cereali con avocado, ovetto in camisa e trota affumicata, guarda che... La colazione salata, guarda. Sì, 10 euro, cosa ne... Ci sta. Paghiamo a turno. Una laureata. Con 4 persone, che bello. Era top. Però adesso ci aspetta l'Osteria della Gigia. L'Osteria della Gigia è la più famosa e antica, credo, non so se è antica, però dovrebbe, Osteria di Treviso, super famosa per le mozzarelle in carrozza. Ma non vedo l'ora. Purtroppo ha cambiato gestione. No, come? La qualità è scesa. No, come? Però sembra che adesso si sia ripresa. Io non ci vado un bel po'. Fanno la mozzarella in carrozza senza condimenti, solo mozzarella in carrozza? Perché io così le mangio le mozzarella in carrozza di solito. Sono le mozzarella in carrozza, sono mozzarella in carrozza. Se ci metti il condimento diventa un panino con la mozzarella. Mozzarella in carrozza si fanno. Vabbè. Con l'acciuga, col prosciutto, col pomodoro, col baccalà. Si chiama panzerotto. No. Perché la mozzarella. Io l'ho mangiata da piccolo, l'originale, era, alla fine me l'hanno fritta davanti. Veramente? La mozzarella è più... No, allora, no, cos'è la mozzarella in carrozza? La mozzarella in carrozza è pane, come si chiama? E che il moscerino? Hai già bevuto caffè? Sì, sì, ho già bevuto. Come si chiama il pan bauletto? Quello in cassetta. Con dentro mozzarella. Cioè, sono due pezzi. Con dentro mozzarella, pan carré, esatto. Mozzarella e l'acciuga. L'acciuga è quella classica. Impastellata e fritta. Siamo conosciuti qui nella adesso chat dell'angolo di Farenz. No, dai, prima. No, così, noi, la prima volta che siamo parlati è stata nella è chat vero dell'angolo di Farenz. Lui era moderatore tipo nella chat dell'angolo in generale. Essendo articolista, sì, ero moderatore. Però in quella aspetta, in quella piccola, quella grande così, perché poi dopo quella grande a tutto schermo non era mai stato. No, credo. infatti, ok. Madonna, che bella che era quella chat lì.
Sì, l'angolo è stato recentemente chiuso, quando è stato un anno fa, due anni fa? No, allora, non è stato chiuso. Infatti Farenz stava riprendendo a scrivere adesso e mi ha spiegato che il motivo per cui ha aperto un nuovo blog è perché l'angolo è stato inattivo per troppo tempo e praticamente il servizio di hosting alla quale si appoggiava, che erano dei ragazzi, ha chiuso. È vero, è vero. Per questo motivo non è recuperabile. Noi non potevamo neanche più accedere per scaricarci le cose e non si poteva salvare niente. Madonna, che tristezza. Sì. Per una cazzata poi, perché cioè, non è che dici devo rinnovare, pago e funziona. No, ho perso proprio tutto. Ma così all'improvviso ti arriva sta notizia? Minchia. Ci abbiamo provato, ma non era più recuperabile purtroppo. Beh, ma le amicizie a distanza si tengono. È uscito Shogun. Devo ancora finire l'episodio prima. E anche con la Time Machine. Ma la Time Machine fa, credo, da solo. No, fa ma gli la screenshot. Time Machine, sì. Non ti recupera il sito e il backlog. Backup esterno, servizio esterno. Sì, mi serve piace il un backup. Botto sta sempre. Ma tantissimo. Vai, andiamo. Andiamo, sì, vado a pagare. Questa è la terza su 12. Ce la faccio. Ha voluto lui, eh. Allora adesso, ragazzi, io vado giù e probabilmente si perde un attimino la connection. Non temete, nel giro di qualche minuto, meno anche, tornerò a posto, ok? Io vi avviso prima, non chiudete. Questi sono i biscotti salati comunque. Eccolo qua.